Buonasera, siamo qui per un nuovo incontro con Claudio Tolcacir. Anche stasera mille domande, mille curiosità per tutti noi. E questa sera abbiamo anche un'altra ospite graditissima che è Silvia May, studiosa, critica. Lo scorso anno era con noi nel laboratorio di critica della Biennale e Silvia ha curato un bellissimo volume dedicato a Claudio e ai testi teatrali di Claudio Tolcacir tradotti da Rosaria Ruffini e quindi con Silvia potremo parlare anche bene e meglio del lavoro e del percorso di Claudio. Prima di chiacchierare diffusamente, vediamo un frammento video di Coleman. No. Quería mostrarles partes de la sala del teatro y partes de las obras. Vi farò vedere una parte della sala e una parte della pièce. En Buenos Aires hay algo que se llaman las propiedades horizontales. A Buenos Aires esistono le cosiddette proprietà orizzontali. Que son departamentos uno detrás del otro. Sono praticamente degli alloggi, delle abitazioni, uno in fianco all'altro. En vez de estar uno arriba del otro. Quindi invece di essere in versione verticale, sono uno in fianco all'altro, in sequenza. Son cuatro casas. Quattro abitazioni. La quarta è la mia. La quarta abitazione appunto è la mia. Entonces se toca el timbre 4. Perciò bisogna suonare il campanello 4, timbre 4, che è questo. No, mi sono sbagliato. Aspettate un momento. Este timbre 4. Ecco, questo qui è il campanello 4, timbre 4. E come si aggranda? Molto semplice. Molto semplice. Ahí vivía el vecino que nos hacía denuncias por prostíbulo y venta de drogas. Qui c'era il nostro vicino di casa che ci denunciava appunto per vendita di droghe, eccetera. Y al fondo. E proprio alla fine del corridoio. Il teatro. C'è il teatro. Y esos cartelitos que se ven eran para pedir silencio por los vecinos que se quejaban. E poi, non so se avete visto, ci sono dei piccoli cartelli con richieste di silenzio, appunto perché i vicini si lamentavano del rumore. Ya murieron todos. Sono morti tutti. Por insistencia. Per l'insistenza. Ahí hacíamos la omisión de la familia Coleman. Qui abbiamo realizzato l'omissione della famiglia Coleman. O sea que el cuarto departamento, el texto no se entiende bien. Le parole non si capiscono molto bene, l'audio non è di buona qualità, ma così potete vedere. L'espazio. In quale spazio? Ahí estaba el baño de mi casa. Lì c'era il bagno proprio della mia casa, del mio appartamento. Che era il bagno del pubblico. Era anche il bagno del pubblico. E il bagno della obra. E il bagno dell'opera stessa. Y luego un poquito de tercer cuerpo. Vi faccio vedere un po' di tercer cuerpo, il terzo corpo. Che è la seconda obra. È la seconda pièce. Una ultima pregunta. Ahí adelantamos las plateas. Lì abbiamo avvicinato la zona della platea. Y quedó un escenario de 3 metros por 2. Lo scenario era di 3 metri per 2, palco, sí. Palcoscenico, così. Bien cerca al pubblico. Molto, molto vicino al pubblico. No, prefiero cose particolari. Es la misma sala que Coleman. È la stessa sala dell'altra pièce della famiglia Coleman. Pregunta Héctor que cómo se da cuenta si su mamá está muerta.
No sé. Respira. No, decile que llame a un médico. Llámate un médico. Ah, ¿y qué dice? Ah. ¿Y? Ah. ¿Este es el tipo? Sí. ¿Cómo se llama usted? Basante. Es una pregunta nada más. ¿Cómo se llama? No contesto. ¿Usted quién no es? No importa. Mira, nosotras trabajamos acá y somos compañeras de Héctor, ¿sí? ¿Sí? Y después... nos encontramos una fábrica de sillas abbandonata. Poi abbiamo trovato una sede, era una fabbrica di sedie abbandonata. Qual sarà? No. E questo è più o meno il barrio e la sala nuova. Qui vedete un po' la zona del quartiere e poi la sala. Mientras ensayábamos tercer cuerpo. Mientras ensayábamos el viento en un violino. E le scene fanno vedere le prove della terza pièce, il vento in un violino. E poi il lavautos, ahí abajo está el teatro Timbre 4. Y acá, a media cuadra, está el nuevo espacio de Timbre 4. El viento en un violín se crea también a partir de la creación del nuevo espacio. Construyamos sobre esto y acá estamos por... No soy yo. Empezar un ensayo del viento en un violín. Actores. Sí. Con mano en la boca. Vedete gli attori con le mani in bocca. Grazie. Allora, passerei intanto la parola a Silvia May per introdurci ancora di più nel percorso artistico di Claudio Tolcachir. Buonasera a tutti, grazie anche Andrea per le puntualizzazioni, i punti che hai, gli spunti anche che ci rilanci. Proprio per ricollegarmi al discorso di un teatro all'antica,
che può essere così definito quello di Claudio, direi che possiamo sicuramente riconoscere una familiarità con la sua scrittura, con la sua drammaturgia, col suo lavoro con gli attori, una familiarità che riposa anche nella tradizione teatrale italiana. Il teatro di Claudio direi che è un teatro popolare, ma anche un teatro di ricerca, e il teatro popolare di ricerca è proprio il teatro italiano. Questa è stata proprio la definizione che Leo De Bernardinis dava al teatro di ricerca, al nuovo teatro italiano. Quindi c'è proprio questa componente popolare, ma anche questa componente di ricerca, che mi ricorda tantissimo la tradizione teatrale partenopea. E lo stesso Claudio a Napoli ha rilasciato diverse interviste e ha proprio riconosciuto nella città di Napoli e nella teatralità così espansa della città una familiarità. Tanto che a mio avviso si potrebbe dire che il teatro di Claudio in Italia potrebbe essere il Viviani italiano. Il Viviani italiano, proprio per questa veracità, ma anche per questa forte contestualizzazione politico-sociale dei suoi drammi, anche se in apparenza non c'è nessun richiamo, nessun riferimento alla realtà. È ovvio che noi lo prendiamo, lo vediamo, per chi ha avuto modo di conoscerlo attraverso i suoi spettacoli portati qui in Italia. Proprio a Napoli è stato dedicato una sorta di personale al suo teatro, con la rappresentazione dei tre drammi, l'omissione della famiglia Coleman, Terzo Corpo e Il vento in un violino. E quindi chi ha avuto modo di vedere quei suoi spettacoli si è anche reso conto della relazione emotiva che viene a stabilirsi direttamente con le sue pièce, con la sua drammaturgia. Una relazione emotiva che supera le barriere geografiche, che supera anche i contesti politici e sociali. Ma è molto importante anche collocarlo nel suo spazio. Noi appunto lo prendiamo in purezza, ma è appunto necessario collocarlo in un sistema teatrale, in un sistema culturale teatrale che è quello argentino. Buenos Aires è una città, lo dico molto brevemente, in modo tale che poi Claudio possa approfondire alcuni di questi temi. È una città teatralmente vibrante, vivacissima, ma anche molto volubile, trasformista. Le sale teatrali che si contano attualmente nella capitale sono circa 400 per 450 rappresentazioni a settimana, ma sono calcoli approssimativi. Queste sale cambiano continuamente. Ogni anno quando ritorno non c'è mai la stessa sala, molto spesso viene chiusa in spazi improbabilissimi: retro bottega, officine, autofficine abbandonate, spazi sempre molto ristretti per 50 spettatori alla volta. Un teatro direi delle 13 file, per dirla, no? Per chiamare Grotowski, ma non nel senso di teatro povero. Cioè un teatro veramente molto casalingo, molto intimo, molto domestico, che richiede anche una distanza molto ravvicinata del pubblico. Tant'è che molti di questi spettacoli argentini che vengono poi portati in Italia, in sale all'italiana, con il diaframma che il teatro all'italiana impone, perdono anche una sorta di efficacia, perché è un teatro che vive questa intimità, trasuda emozionalità, necessita di una simbiosi con il pubblico. Gran parte di quasi tutti questi teatri, di queste sale di cui parlo, sono teatri indipendenti, off, cioè non finanziati dallo Stato, dalla municipalità. E tra questi teatri, avete visto anche alcune immagini dello spazio di Timbre 4, anche il teatro di Claudio Tolcaccini e della sua compagnia Timbre 4 è un teatro indipendente, è un teatro che non viene finanziato, è un teatro che si autoproduce o coproduce insieme ad altre istituzioni. Quindi è un teatro libero da qualsiasi meccanismo di produzione, produttivo, che è proprio del teatro commerciale o dei teatri stabili. Quindi può anche richiedere un tipo di lavorazione, un tipo di processo molto più lungo o diverso da quello che è solito. Un altro aspetto importante, così introduco magari la prima domanda, Claudio, ed è appunto relativo allo spazio.
Lo spazio è fondamentale in tutto il teatro argentino e in particolare in teatro argentino che poi è il teatro portegno, il teatro che si fa a Buenos Aires perché è la città più grande, più popolosa, più numerosa. Anche nel teatro di Claudio lo spazio è fondamentale ed è quello che dà vita, genera come un motore generatore del dramma. L'omissione della famiglia Coleman nasce in quello spazio che avete visto, questi appartamenti orizzontali che poi si chiamano case chorizo, perché case salsiccia, erano le vecchie case degli operai o degli emigranti, perché lo spazio teatrale di Tolcacir, di Timbre 4, è collocato nel barrio, nel quartiere operaio della città, uno dei quartieri appunto più popolari. Un tempo abitati sostanzialmente dagli emigrati e dai lavoratori. E quindi questo spazio diventa il motore generatore della prima scrittura, della prima drammaturgia di Tolcacir, che è appunto l'omissione della famiglia Coleman. E chiederei appunto a Claudio di raccontarci l'avventura della famiglia Coleman, cioè come è nata la gestazione dalle prove con gli attori, singolarmente, insieme, a distanza, all'interno anche della casa, e poi la fase di scrittura per arrivare alla nascita dello spettacolo. E il processo di ensayo? Muy bien. Yo creo que haya nacido Timbre y muchísimos teatros en pleno estallido de la crisis, no fue algo planeado. Algo planeado. Il fatto che Timbre 4 e tanti altri teatri siano sorti proprio nel periodo della crisi in Argentina non è stata una cosa programmata. Yo creo que fue una reacción intuitiva frente al desastre. È stata una reazione intuitiva proprio di fronte al disastro. Il panorama sociale, culturale, politico era molto deprimente. Il panorama sociale, culturale e politico era molto deprimente. La generazione dei nostri padri stava rota, stava senza lavoro e senza progetto. La generazione dei nostri genitori era priva di progetti, era senza lavoro. Quindi era una generazione frantumata. Y nuestra generación no tenía tampoco posibilidad de un proyecto. E nemmeno la nostra generazione aveva la possibilità di un progetto. Entonces muchos compañeros y amigos empezaban a buscar suerte en otros países. Perciò tanti amici, tanti nostri colleghi cercavano un po' di fare fortuna in altri paesi. Y en medio de ese caos y esa depresión. In mezzo a questo caos e a questa depressione che non se tenía mucha salida, che non aveva tante vie d'uscita, muchos grupos al mismo tiempo sin darnos cuenta nos recluimos a trabajar. E molti gruppi quasi senza accorgercene ci siamo riuniti per lavorare. No tenía mucho sentido lo que hacíamos. Quello che facevamo non aveva tanto senso. Porque era ponerse a construir una sala de teatro en un barrio periferico di Buenos Aires. Perché si creava una sala in un quartiere periferico della città di Buenos Aires. Un gruppo desconocido, con attori desconocidi. Un gruppo di persone sconosciute, di attori sconosciuti tra di loro. E con elementi che erano molto precari. E con mezzi veramente precari. Las luces eran latas de aceite con un cuarzo atrás. Per creare le luci utilizzavamo delle scatolette mettendo dentro poi la luce. Quindi toda la construcción de la sala fue realmente artesanal. Una costruzione anche della sala stessa fatta veramente in stile artigianale. Pero no desde un sentido eroico, era un sentido muy placentero para nosotros. Però per noi non era tanto un senso eroico nel fare tutto questo, ma eravamo contenti, ci piaceva farlo. Disfrutavamo molto di hacer eso che hacíamos. E nel fare tutto ciò ci divertivamo tanto anche. Y nos inventamos un proyecto. E ci siamo inventati un progetto. Como no había un proyecto de país, nos inventamos un mini proyecto de teatro. Visto che non c'era un progetto a livello nazionale, a livello di paese, ci siamo inventati noi un mini progetto. Así que diría que ese fue el motor de Timbre 4. E questo è stato proprio il motore di Timbre 4. Y yo, por suerte, trabajo con un grupo que son mis compañeros de toda la vida.
Per fortuna io collaboro, lavoro con un gruppo che sono anche il mio gruppo da sempre. Yo con ellos, yo siempre fui pidiéndole a ellos que me acompañen en cada desafío. Ho sempre chiesto a loro, a queste persone che fanno parte del mio gruppo, che mi accompagnino nel corso di questa sfida. La prima vez que dirigí, lo hice con ellos. La prima volta che ho agito come regista, l'ho fatto con loro. Los mismos actores. Sono gli stessi attori. Y queríamos hacer una obra nueva y yo no encontraba un texto que me interesaba. E volevamo fare una nuova opera, una nuova pièce, e non trovavo però un testo che mi piacesse, che mi interessasse. Y entonces les propuse escribir una obra que nunca lo había hecho hasta entonces para ellos. Quindi ho proposto di scrivere un qualche cosa proprio per loro, non l'avevo mai fatto prima. Así que ellos me dijeron que sí. E loro mi hanno risposto sì. Y como yo no sabía cómo empezar a escribir una obra. Ma io non sapevo come dovevo iniziare a scrivere una pièce. Y estaba aterrado. Ero proprio a terra. Les pedí que comenzáramos improvisando. E ho chiesto loro di iniziare il tutto con l'improvvisazione. Improvvisiamo. Empezar a descubrir cómo eran estos personajes en este ámbito. Quindi cercare proprio di scoprire come erano questi personaggi. Yo les di muy pocas indicaciones sobre lo que yo sabía de los personajes. Io ho dato loro veramente pochissime indicazioni su quello che potevo sapere già dei personaggi. Porque no quería que ellos trataran de actuar o de representar lo que yo me imaginaba. Perché non volevo che loro rappresentassero poi ciò che io immaginavo. Me interesaba más darles alguna ocupación particular para que ellos tuvieran. Mi interessava più dare loro un qualche cosa che li occupasse per poi portare avanti il resto. Y ver cómo empezaba a tomar esa ocupación que tenía que ver con el personaje, el cuerpo de esos actores. E poi vedere come loro facevano proprio questo ruolo, il ruolo che era poi il personaggio. Y toda la construcción de esos personajes fueron muchos secretos que yo les fui dando a los personajes sin que los otros supieran. E via via in questo cammino, in questo percorso, in questa costruzione ho cercato di dare degli elementi nella costruzione del personaggio senza che loro però se ne rendessero proprio conto. Y muchas cosas que los actores saben de sus personajes que nunca me contaron. Molte cose che gli attori sapevano del personaggio ma che non hanno mai raccontato. Y yo nunca les pregunté. Io non ho mai chiesto loro. Eso creó como una red muy valiosa de vínculo entre los personajes. E questo ha creato una rete veramente forte, coraggiosa tra i personaggi. Y luego ya los actores me miraron como diciendo, bueno, ya improvisamos mucho, ahora escribí. E poi gli attori mi hanno detto, beh, insomma, adesso abbiamo già fatto abbastanza prove, è arrivato il momento di scrivere. Entonces paramos los ensayos y yo me puse a escribir. Abbiamo interrotto le prove e io mi sono messo a scrivere. Y empezó el camino de investigar cómo contar una obra. E quindi è iniziato questo percorso di ricerca di come raccontare una pièce, un'opera. Yo no creo en los estilos. Io non credo negli stili. No, ni creo en un estilo de teatro. Non credo neanche in uno stile di teatro. Me gustaría mantenerme inocente de mí mismo si tengo un estilo de teatro. E se io ho uno stile di teatro mi piacerebbe mantenermi innocente con questo stile di teatro. Trataría de no sentirme preso de un estilo. Non vorrei essere o sentirmi prigioniero di uno stile. De pronto hay una historia que me conmueve y me atrapa. Non so, magari c'è una storia che mi conmuove e mi prende, ha presa su di me. Y necesito zambullirme en esa historia. E voglio proprio immergermi in questa storia. Generalmente lo que me atrae de esa historia es determinado borde entre los personajes. Ciò che mi attira nella storia sono i limiti tra i personaggi. Una situación incómoda de esos personajes. Una situazione scomoda dei personaggi. Algo patético de esos personajes. Qualche cosa che è patetico di questi personaggi. Algo que a mí mismo seguramente me está sucediendo en el cuerpo. Qualche cosa che mi sta accadendo a me stesso proprio nel corpo. Así que creo que cada obra fue saliendo de alguna crisis de lo que me estaba sucediendo y pude tener la suerte de volcarlo en un texto. Quindi qualsiasi pièce è uscita
da una mia situazione di crisi nel corpo che volevo poi travasare nell'opera stessa. Però sì, claro che, bueno, in Buenos Aires tenés este espacio, así que trabajás en este espacio. Sì, certo, a Buenos Aires c'è questo spazio, c'è questo luogo, quindi si lavora in questo luogo. Y tenemos mucho entrenamiento en trabajar sobre la realidad. E siamo anche allenati tantissimo a lavorare sulla realtà. Yo creo que tenemos más problemas en trabajar con una producción. Abbiamo forse più problemi a lavorare con una produzione. No sabemos bien qué hacer si tenemos plata. Non sappiamo bene che cosa fare se avessimo i fondi. Estamos más entrenados a trabajar con los problemas. E quindi siamo più allenati a lavorare con i problemi. Igual está muy bien poder tener plata. Sì, certo, va bene anche se abbiamo un po' di soldi, chiaramente. Pero hay algo muy muy útil en los accidentes. Però in ciò che accade c'è sempre qualcosa di molto utile. Nosotros ensayamos a contraturno, ahora por suerte ya no, pero ensayamos después del trabajo. Noi facciamo prove fuori orario di lavoro, cioè dopo il lavoro. Cada uno hacía su trabajo y después nos juntábamos a ensayar. Quindi ciascuno aveva la sua professione, il suo lavoro e finito l'orario di lavoro ci trovavamo per fare le prove. No se cobra en el teatro independiente por los ensayos. Nel teatro indipendente non si viene pagati quando si fanno le prove. Y así todos estos actores trabajaron casi un año gratis para que yo escriba la obra. Pertanto tutti questi attori hanno lavorato quasi un anno gratuitamente affinché io poi potessi scrivere l'opera, la pièce. Y esta incomodidad genera también muchos accidentes. Questa scomodità crea anche tutta una serie di incidenti. Por ejemplo, una de las actrices tiene dos hijos en su vida real y a veces no podía venir a ensayar. Per esempio, una delle attrici ha due figli nella sua vita e molte volte non poteva venire a fare le prove. No tenía dinero tampoco para una niñera. Non aveva i soldi per pagare la babysitter. Bueno, no podía venir. Non poteva venire, ecco, sempre. Pero teníamos que ensayar. Però le prove dovevamo farle. Entonces yo le dije, bueno, llama por teléfono a las 11 y cuarto. Perciò io gli dicevo, chiama, telefona alle 11 e un quarto. Y entonces improvisaban por teléfono. E improvvisavamo per telefono. Pero eso que yo que no lo había pensado de antemano. Ecco, era una cosa che io non avevo pensato precedentemente. Generó una escena en la obra. E questo ha creato una scena poi nella pièce. Así que por más que da miedo, yo sé que son buenos los accidentes. Ecco, quindi anche se fanno paura, questi disguidi possono essere anche utili. Insomma, questa vedete come tutto sembra apparentemente no, facile, normale, sì, vabbè, lo facciamo, ma insomma, non è poi così. Però mi sembra curioso provare a chiedere a Claudio quali sono i suoi punti di riferimento. No, abbiamo scoperto che Claudio ha fatto un laboratorio d'attore con Declan Donnellan e Nick Ormerod, che sono qui in sala. Però appunto questo lavoro sull'attore, sul personaggio, a noi ci fa pensare, che ne so, a Stanislavski, a Strasberg, no? Cioè, delle forme appunto di immedesimazione, per cui anche l'incidente entra a connotare il personaggio e quindi a connotare la storia. Allora, due domande in una sostanzialmente: quali sono i suoi riferimenti, quali sono i suoi maestri? E come poi appunto questi maestri si sono declinati, sono entrati nella sua pratica teatrale? Yo tuve la suerte de desde muy joven trabajar mucho como actor. Io ho avuto la fortuna sin da giovane di poter lavorare come attore. Y trabajé con directores muy diferentes. E ho lavorato con registi molto diversi come attore. Algunos me encantaba cómo trabajaban. Alcuni mi piaceva proprio come lavoravano. Y algunos me parecía muy equivocada la forma del trabajo, no me servía. Invece in altri casi il loro modo di lavorare non mi serviva, mi sembrava quasi sbagliato. Pero siempre había una parte mía que observaba cómo el director trabajaba con los actores. Però sempre una parte di me osservava come un regista stava lavorando. ¿Y qué camino se elegía? Quale percorso sceglieva? Así que tuve la suerte de poder tener muchas opciones diferentes de trabajo con el actor. Perciò ho avuto veramente la fortuna di vedere molte opzioni di lavoro con i registi.
Eso desde el punto de vista de la dirección. Questo proprio per quanto riguarda il discorso della direzione. Y tener la posibilidad de la docencia. Avere la possibilità appunto di una figura di docente. Que el docente es responsable de poder ayudar a alguien a crecer. Il docente è responsabile di far crescere qualcuno. Yo siento que mi trabajo de docente es descubrir por dónde yo puedo intentar ayudar a alguien a crecer. Il mio proprio lavoro di docente è quello di scoprire dove posso aiutare una persona a crescere nel suo lavoro. Yo descubrí que era lo que más me divertía del teatro. E io ho scoperto che la cosa che più mi divertiva era il teatro. Que no hay dos actores iguales. Che non ci sono due attori uguali. Y que no hay dos actores que les sirvan las mismas cosas. E non ci sono due attori ai quali serva la stessa cosa. Hay actores que les sirve racionalizar una idea. Ci sono attori che hanno bisogno di razionalizzare un'idea. Hay actores que los puede paralizar racionalizar una idea. Invece altri attori possono sentirsi paralizzati nel razionalizzare un'idea. Creo que la primera misión de un director es descubrir a qué le tiene miedo el actor. Quindi la prima missione di un regista, di un direttore, è quello di capire che cosa fa paura all'attore. Y poder generar un trabajo de compañerismo con el actor. E generare un lavoro proprio di collegialità, di essere colleghi nel lavorare. Tratar de crear un espacio donde el actor pueda lanzarse y caer como caiga. Creare uno spazio dove l'attore possa lanciarsi e poi cadere così come cadrà. Como soy actor, sé lo desnudo que se siente un actor en el escenario. Visto que anch'io sono attore, capisco molto bene come un attore si possa quasi sentire nudo su un palcoscenico. Y la ansiedad que uno tiene como actor para tratar de organizar el trabajo. E l'ansia che un attore può percepire nel cercare di gestire la situazione, il teatro. Y creo que la mejor opción es tratar de generar un cálido caos para que el actor pueda desarmarse. È proprio creare quasi una sorta di caos caldo affinché l'attore possa sciogliersi, possa aprirsi. Por más que yo tenga en la cabeza exactamente la obra que me imagino. Anche se io nella mia testa ho già ben chiara la pièce che sto appunto pensando. Si yo ya lo sé, no es necesario decírselo al principio. Se io lo so già, non è necessario dirlo all'inizio. Porque el actor es la mejor forma de poner a prueba si tenías razón. Perché per gli attori è la miglior prova per vedere se avevo ragione. O había un mundo que no había supuesto. Oppure se c'era invece un mondo che non era stato previsto, immaginato. En mi ideal, el actor tiene que alcanzar lo que vos habías imaginado, pero por él mismo. L'ideale è che l'attore raggiunga quello che uno può aver immaginato, però senza che glielo si dica. Que tenga la sensación de que él lo descubrió. E che abbia la sensazione che è stato lui a scoprire questa cosa. Porque creo que un actor que siente que su personaje es suyo, perché lo va a llevar con otra felicidad, con otra intensidad. Se l'attore sente che il personaggio è proprio suo, lo porterà con una felicità, con un'intensità maggiore. Así que hay que desarrollar muchas herramientas para tratar de que el actor sea el que elige eso que vos le ibas a proponer. Perciò bisogna sviluppare proprio tutta una serie di mezzi, di strumenti affinché sia l'attore poi che sviluppa ciò che tu volevi da quell'attore lì. Así que lo que más me divierte es excitar al actor. Quindi quello che più mi diverte è proprio eccitare l'attore. Si sta costruendo una linea, proponerle otra linea trasversale. Se si sta costruendo una linea, ebbene, proporre una linea trasversale. Otro pensamiento que a él no se le ocurrió. Magari un altro modo di pensare, un altro pensiero che non era venuto in mente a questo attore. Generarle más atenciones, más ocupaciones. Quindi creare più attenzioni, più impegni, più ruoli. Que tenga muchas cosas para resolver dentro de la escena. Che, más allá del texto. Che all'interno della scena, o al di là del testo, abbia più cose che vengano sviluppate. Y desde ese caldo de cultivo se crea el espacio y el estilo de la puesta en escena. E da questo terreno fertile proprio si crea lo spazio, la messa in scena vera e propria.
interessante. Però voglio capire meglio, e poi voglio chiedere anche una cosa a Silvia a questo proposito. Allora, improvvisazione degli attori, scrittura, è alla fine un personaggio, no? E come intendi, che cos'è un personaggio? Possiamo dare una definizione di personaggio dopo questo percorso di creazione che è in parte collettivo, in parte autorale? Yo hago el mismo trabajo cuando dirijo una obra ya escrita. Faccio lo stesso tipo di lavoro quando dirigo anche un'opera che è già stata scritta, che è già scritta. Trato de abrir el secreto del personaje. Cerco di aprire il segreto del personaggio. Y que el actor empiece a accionar como personaje, tal vez sin darse cuenta. E che l'attore proprio cominci a funzionare come personaggio senza quasi rendersene conto. Yo creo que lo más útil para trabajar como actor es tener algo de qué ocuparte en escena. La cosa più utile per un attore è avere un qualche cosa di cui occuparsi nella scena. Algo que me importe que suceda acá. Qualche cosa che mi importi che accada, che avvenga. Algo che io spero che succeda. Un qualche cosa che io aspetto, mi aspetto che succeda. Algo che pueda succedere o no. Qualcosa che possa succedere o meno. Pero che io, come attore, che a partire da ora sono un personaggio. Ma che io, come attore, e che da questo momento sono un personaggio. Tenga algo che risolvere acá. Io ho un qualche cosa da risolvere lì. Sia un'improvvisazione o sia un testo. Sia che si tratti di un testo o di un'improvvisazione. E che all'attore le importe más su occupazione. E che l'attore sia più preoccupato della sua azione, del suo agire. Della occupazione de sua attenzione. Proprio dell'occupazione della sua attenzione. Che del suo personaggio o del suo testo. Piuttosto che del personaggio o del testo. Se él está ocupado de lo que le va a interesar, ese personaje va a estar. Se si occupa di quello che algo más. No sé qué dije. Si está ocupado de lo que se tiene, de algo que le interese. Se si occupa, cioè se nella sua mente si preoccupa, si occupa di ciò che deve accadere, e ha questa occupazione mentale, ecco che verrà fuori il personaggio. Y siempre va a haber algo que va a estar esperando que suceda. E ci sarà sempre effettivamente quello che si sta aspettando, quello che ci si aspetta che succeda. Ma quindi è più un lavoro sull'azione, sulla fisicità, che non sull'intenzione, sull'emotività. Assolutamente. Credo che, per supuesto, un personaggio è a partire da quello che fa. Un personaggio si ha a partire da ciò che fa. E molto profondamente a partire da quello che occulta. Profondamente da ciò che sta nascondendo. Muchas veces lo que no queremos que se vea es lo que genera nuestra personalidad. Molte volte è quello che non vogliamo che si veda ciò che crea la nostra personalità. Nuestra vulnerabilidad es lo que nos hace comunicarnos de determinada manera con el mundo. La nostra vulnerabilità è quella che ci fa poi comunicare in qualche modo con il mondo. Y como el actor en general tiene miedo. E in genere l'attore ha paura. Eso es muy útil para tomar un personaje. Questo è molto utile, serve molto per prendere poi un personaggio. El director también tiene miedo, pero eso no sé para qué sirve. Anche il regista ha paura, però non so che cosa serve in questo caso. Ecco, io volevo chiedere appunto a Silvia, che ha seguito sia i laboratori sia le creazioni di Claudio, che umanità vediamo sulla scena, che personaggi sono, che spaccato di mondo racconta il teatro di Claudio Tolcaceri? Sì, così entriamo anche nel vivo delle pièce, anche al di là della cifra stilistica di cui parlava Tolcaceri, di cui si vuole, come dire, affrancare. Abbiamo forse messo un particolare che può essere anche interessante da valorizzare, ovvero che Tolcaceri appartiene alla seconda generazione dei teatristi. Teatrista è un'espressione spagnola che non ha un corrispettivo italiano, la traduciamo optando per un neologismo, ed è una figura molto ibrida che rifiuta la figura algida del drammaturgo, che è separato dalla materialità della scena,
per creare invece una figura di attore, autore, cioè drammaturgo e regista, che partecipa in modi differenti alla scrittura. E dalle parole di Claudio ce ne rendiamo anche molto conto, anche come scivola da una parte all'altra. Anche se poi Claudio nelle sue pièce non è attore, rimane drammaturgo e regista. Direi che quest'ultima generazione, anche nella sua diversità, risente, ma questo è un riferimento diciamo più implicito che esplicitato, risente della tradizione drammaturgica dell'assurdo. E i personaggi, come anche alcune soluzioni linguistiche o anche strutturali, risentono in modo evidente della tradizione continentale, della tradizione europea dell'assurdo. O almeno, secondo me, è possibile ravvisare questo filone. Per quanto riguarda anche i loro personaggi, i suoi personaggi, personaggi che sono creati dagli stessi attori, cioè sono parte degli attori che hanno partecipato al processo, sono molto diversi, ma sono tutti diversamente ma fortemente partecipati, e con una diversa carica emotiva, appunto partecipativa. Sicuramente i personaggi più emblematici, che in un certo senso Claudio si porta dietro fino a Il vento in un violino, in cui in un certo senso ritornano rieditati, sono i personaggi della missione della famiglia Coleman, segnati appunto dalle personalità dei suoi attori. È una famiglia decisamente stramba, una famiglia di emarginati, ma sono emarginati non perché sono outsider, sono al di sopra delle regole o vogliono, come dire, disinnescare un meccanismo sociale. Sono degli emarginati perché sono degli ignavi, sono semplicemente indolenti e non riescono a cambiare le sorti della loro vita. Si tengono ai margini, non lavorano, hanno delle menomazioni mentali in alcuni casi, però in tutti complessivamente desiderano essere felici, ma non ci riescono e pensano: perché mi è toccato questo destino, perché non posso essere anch'io felice come gli altri? E attraverso una serie di situazioni appunto il motore si svolge tutto in una famiglia, quindi ci sono delle relazioni familiari che alla fine cariche di forti ambiguità. Quindi alla fine abbiamo, diciamo, inizialmente abbiamo il ritratto di una famiglia anche molto simpatica, che ci fa ridere con tutte le loro idiosincrasie, i loro difetti, i loro limiti, ma che alla fine è una famiglia che nasconde, che cela e porta immersione soltanto una parte delle violenze tremende che vengono piano piano messe a conoscenza dello spettatore. E questi personaggi bonari, o buoni che ci potevano sembrare inizialmente, nascondono una loro cattiveria, una loro crudeltà. Tutti i personaggi di Claudio Tolcaccir, dei drammi di Claudio Tolcaccir, così come sono stati anche rielaborati dagli attori, dai due cast di attori per queste tre pièce, sono dei personaggi fortemente ambigui. Sono dei personaggi che nascondono dei lati della loro personalità, sono dei personaggi che però in scena, attraverso l'azione, ci mostrano quanto non siano doppi. Grazie, grazie, bellissima analisi. Ecco, la chiave del dramma, addirittura della tragedia familiare, no? Ho letto, è stato scritto che nell'ultimo lavoro c'è forse un vento di speranza, c'è un vento di apertura, però sostanzialmente questi lavori, questi testi hanno una prospettiva molto cupa, molto dura. Perché? E nel caso di Coleman, la esencia es la desesperación que provoca la angustia. Nel caso della pièce della famiglia Coleman, l'essenza è proprio la disperazione che provoca poi l'angoscia. Son personajes que están tan abrumados por su inmadurez. Sono personaggi quasi schiacciati dalla loro immaturità. Están tan superados por el caos en el que viven. Sono così superati proprio dal caos in cui si trovano, in cui vivono. L'abbandono. L'abbandono. La dejadez.
decadenza. Los problemas económicos sin ser miserables. Problemi economici senza essere proprio miserabili. La enfermedad. La malattia. Y la y el ser seguir conviviendo juntos cuando ya eso no puede resistir más. E poi continuare a convivere, vivere sempre insieme anche quando la cosa non dovrebbe essere quella. Esa desesperación los vuelve completamente egoístas. E questa disperazione ci fa diventare completamente egoisti. Todos ellos ven todo lo que sucede en esa casa. Tutti loro vedono che cosa sta accadendo in quella casa. Y todo el tiempo algo en sí mismos dice yo no puedo hacerme cargo de esto. E tutti continuano a dire beh io non posso farmi carico di questa situazione. Son demasiadas cosas, yo no me puedo hacer cargo de esto. Sono troppe cose, io non posso farmi carico di questo. Son tantas cosas que no se hacen cargo de nada. E quindi ci sono tante cose e nessuno si prende carico di queste cose. Y transforman en natural el estado de locura. Quindi questo stato di pazzia viene trasformato in qualcosa di naturale. Lo cual genera mucha violencia desde afuera y mucha impresión desde afuera. E questo crea molta violenza dall'esterno. Porque a ellos no les llama la atención nada de lo que sucede. Perché non c'è nulla di ciò che sta accadendo che richiami la loro attenzione. Y hasta es simpático la manera en que ellos no se hacen cargo de las cosas. Ed è simpatico come loro non si facciano carico delle cose. Pero íntimamente uno sabe que eso va a morir. Però intimamente si sa che morirà. Uno va a morir. Una persona alla fine morirà. Y esa apuesta de no hacerme cargo de nada va a ir creciendo hasta hacerse trágica. Ed è una sorta di scommessa sul fatto di non prendersi carico delle cose che alla fine fa terminare. Hasta el final abandonando a un hermano. E quindi alla fine si arriva proprio anche all'abbandono di un fratello. Esta era la idea de Coleman. Questa è la realtà, la y es algo que famiglia Coleman. Siempre me ha resultado muy, muy violento. Qualche cosa che mi è sempre sembrato violento. Que no nos hagamos cargo de las cosas que suceden. Il fatto che non ci assumiamo, che non ci facciamo carico delle cose che accadono. Y sentir que no nos pueden, como no es algo que nos que nos competa a nosotros, no nos hacemos cargo. E visto che pensiamo, vediamo che è una cosa che non spetta a noi, ebbene, non lo facciamo, lasciamo correre. Y todos sabemos que hay alguien durmiendo en la calle ahora. Tutti sappiamo che c'è fuori per strada un senza tetto, magari. Y muy poca gente siente que es algo que le corresponde. E poche persone sentono che è una cosa che spetta anche a noi stessi questa situazione. Pero después no nos vamos a poder sorprender de que esa persona murió. Però poi non ci sorprendiamo nemmeno che magari questo senza tetto possa morire. Algo de esto era la idea de questa de era Coleman. Un po' l'idea nella pièce. Sì, no, non è molto esperanzador. Sì, non è carico di speranza, veramente. No, ecco, però poi c'è stato un cambiamento, si è avvertito questo cambiamento nel terzo capitolo della trilogia. Sì. Celebra un cambio. Perché io luego in tercer cuerpo tenía que ver mucho con el mundo de la soledad y el trabajo. Ecco, nel terzo corpo c'era molto a che vedere con la solitudine nel lavoro. La soledad de quien tiene tal vez la mitad de su vida por delante y no sabe bien che può passare. Una solitudine di una persona che ha ancora metà vita da trascorrere e non sa cosa potrà accadere, cosa potrà succedere. E come si potenzia la soledad se esa soledad produce vergogna? E come si potenzia questa solitudine se questa solitudine crea vergogna? Come enfrentarsi a questa soledad se además te da vergogna? Come affrontare questa solitudine se per giunta ti fa anche vergognare? Sì, tampoco era esperanzadora. Anche qui c'erano tanti elementi di speranza. Però era tierna. Ma tenía su ternura. Però sì, aveva qualche elemento di tenerezza, era più tenera. Yo los quiero mucho a mis personajes. Io amo molto i miei personaggi, porque voglio bene loro. Yo los conozco perfectamente. Conosco perfettamente. Por suerte los escribo así yo no soy. Per fortuna li scrivo e quindi non sono io. Nel viento in un violín. Nel vento in un violino. Por primera vez mis personajes cometen delitos. Per la prima volta i miei personaggi commettono un assassinio. Podrían ir a la cárcel. Potrebbero andare in carcere. Cometen las acciones más
espuestamente violentas. Commettono delle azioni che si vedono violente. Dos mujeres violan a un hombre para una de ellas quedar embarazada. Due donne che violentano un uomo affinché una di loro possa rimanere incinta. Luego, poi, quando queda incinta, este chico che tiene mucho más dinero les quiere quitar el bebé para quedárselo. E poi quando appunto una di loro è incinta, questo uomo, la figura maschile, che è anche una persona benestante, vuole portare via il figlio, il bambino, per tenerlo. Y todo eso no es muy esperanzador. Anche qui non abbiamo tanta speranza. Pero hay algo en la mecánica de la obra que es que los personajes son tremendamente violentos tratando de insertarsi nella società. Però nel meccanismo dell'opera vediamo che i personaggi sono così violenti per inserirsi, per introdursi nella società. Una madre può essere tremendamente violenta con suo figlio para que su hijo sea exitoso. Una madre può essere fortemente violenta affinché il suo figlio abbia successo. Estas dos chicas son tremendamente violentas para poder tener el hijo que quieren. Queste due ragazze sono tremendamente violente per arrivare ad avere un figlio che loro desiderano. Algo succede, algo se desmorona de ese intento por pertenecer a la sociedad en un momento de la obra. In qualche cosa di tutta questa all'interno dell'opera a un certo punto crolla. Y algunos de estos personajes se asumen fuera de esa sociedad. Y algunos de estos personajes sí asumen que no son parte de esa sociedad a la que querían entrar. E alcuni di questi personaggi deducono che non fanno parte di questa società. Quedaron afuera. Rimangono fuori, esterni. No pertenecen. Non appartengono alla società. Pero arman una linda sociedad entre ellos. Però creano una sorta di bella società tra di loro. Ese fue el origen de la obra. Questo è stato l'origine della pièce. Un mundo social o familiar que visto desde afuera fuera muy criticable. Un mundo social o familiar que visto dall'esterno puede ser molto criticabile. Pero si uno lo mira a ellos los hace felices. Però se si guardano loro si sentono felici. Entre ellos se hacen bien. Tra di loro fanno le cose buone, si vogliono bene. Y construyeron algo por fuera del centro de la sociedad. E costruiscono un qualche cosa fuori dal centro della società. A mí me parece esperanzador. A me questo sembra carico di speranza. Y tiene que ver con mi mirada de sociedad. E ha a che fare con la mia visione, con il mio punto di vista della società. Pero para mi sorpresa, mucha gente en Argentina le pareció un horror esa composición social. Però con mia sorpresa a molti in Argentina questa pièce è sembrata un qualche cosa di orribile, la visione di questa società. Y mi intención no era ser provocativo. Mentre la mia intenzione non era quella di essere provocatorio. No es algo que me interese. Non è un qualche cosa che mi interessa. Pero descubrí a través de la obra que había mucha gente. Però attraverso l'opera ho scoperto che molte persone pensaba de una manera que yo no me imaginaba. Pensavano in un modo che io non avevo immaginato. Y que venían a mi teatro. E che frequentavano il mio teatro. Notevole. Domande, naturalmente, abbiamo qualche minuto ancora per delle domande. Avanti. Intanto vi segnalo che ci sono alcune copie del libro in vendita, per chi ne volesse le potete richiedere alla fine dell'incontro. Domande, riflessioni, se no io ne ho subito pronta un'altra, ma insomma avremo più. Allora vado avanti per il momento io, intanto voi ci pensate. Quanto il Tolkachir regista è fedele al Tolkachir autore? Una volta scritto il testo, è quello? Lo cambiate ancora? Lo modificate con gli attori o no? Sì. Yo no me considero un autor profesional. No me considero un autore profesionista. Solo escribí tres obras. Ho scritto solamente tre pièce teatrali. Así que es como mi gran misterio la escritura. Perciò la scrittura è un grande mistero, il mio grande mistero. Pero me hago una autotrampa que me sirve. Però mi faccio una sorta di autotrappola che mi serve. Cuando empiezo a escribir, quando comincio a scrivere, una parte mia dice cómo lo voy a dirigir.
una parte di me dice come verrà diretto questa pièce. E mi dico, bueno, già che si arregli il direttore. E allora dico, beh, che si arrangi il direttore, comunque sei il regista per questo. Sì. E después, quando la tengo che dirigir. Poi, quando invece devo essere io il regista. Verdaderamente pienso, ¿y cómo quiere este hijo de puta que yo haga esto? Vabbè, ¿cómo fará quel figlio di a fare questo? Pero eso me da libertad en los dos lados. Pero en realidad esto me da la libertad sui due fronti. Porque si no escribiría maniatado por la puesta en escena. Perché altrimenti scriverei proprio quasi come intrappolato per la messa in scena. O ya estaría obligado a dirigir lo que escribí. Oppure avrei l'obbligo di dirigere come quello che ho scritto. Realmente con la obra escrita yo no sé cómo la voy a dirigir. Veramente con l'opera scritta io non so come poi farò a dirigerla. No sé cómo es el espacio. Non conosco lo spazio. Ni nada. Niente. Però ultimamente ha fatto anche il regista del teatro, diciamo, ufficiale o commerciale, con testi consolidati. E lì come si rapporta al classico? Yo las veces que dirigí en ámbitos por fuera del teatro independiente fue porque había un texto que me atraía. Ecco, quello che io ho diretto al di fuori del teatro indipendente è accaduto, è avvenuto perché c'era un testo che mi interessava. E soprattutto le cose perché era la possibilità di lavorare con alcuni attori che admiro molto. E soprattutto perché in questo modo avevo la possibilità di lavorare con degli attori che io ammiro tantissimo. E che non possono lavorare in una sala per 50 persone. E che non possono certamente lavorare in uno spazio, una sala con 50 spettatori. Quando io dirigo il testo di altro. Quando io dirigo il testo di un altro, tratto di convertirmi in detective di questo testo. Cerco di diventare quasi un detective di questo testo. Quali sono i segreti di questo testo? Cerco di capire i segreti del testo. Lo che significa per me. Ciò che significa per me. E come posso io, di alguna maniera, riscrivere la obra desde lo che non si dice. E come io possa poi riscrivere l'opera partendo da ciò che non viene detto. Los textos en esas circunstancias suelen ser mucho más claros. I testi in queste circostanze solitamente sono più chiari. Me divierte mucho construir con los actores los subtextos que van a funcionar entre nosotros. Mi diverte molto creare con gli attori quelli che sono i subtesti. Secretos que solo nosotros sabemos, ellos y yo, que suceden en la escena. Segreti che solamente io e gli attori sappiamo, le cose che accadono sulla scena. Cosas importantissimas que el público nunca se va a enterar. Sono cose molto molto importanti e di questo non se ne accorgerà mai il pubblico. Pero que eso mismo le permite a los actores jugar entre ellos de una manera mucho más cómplice. Ma questo permette proprio agli attori di giocare tra di loro in maniera molto con complicità. Decidirte, le dico all'attore, decidirte. Dico all'attore, vattene, vai via, decidi di andartene. Se termino la scena qua. La scena finisce qui. Decidi quedarte. Oppure, fermati. Este texto che è per ella, decíselo, però l'importante è lo che ella riceve. Lo dico magari a lei, ma è importante anche quello che lei riceve. Ir generando un scheletro segreto di comunicazione. Formare quasi una sorta di scheletro segreto della comunicazione. E sopra eso va il testo. Sopra questo funziona, si muove il testo. E eso me divierte. È questo che mi diverte. Immagino. Penso sarebbe molto divertente anche da vedere, da seguire. Un'ultima domanda ve la concedo. Non sei una pregunta. Buenas. Quería saber en estos sitios chiquititos en Argentina, ¿quién es el público? ¿Cómo se encuentra la gente? ¿Son amigos? ¿Cómo se encuentran y para llevarlos ahí y decirle hay un espectáculo en un apartamento para decir, no sé, gracias. La domanda era appunto in questi spazi piccoli, chi è il pubblico, dove si trovano le persone e come si interpellano, come si chiamano per poi venire a vedere la pièce. Por suerte en Buenos Aires hay mucho público para teatro independiente.
Fortunatamente in Argentina c'è parecchio pubblico proprio per il teatro indipendente. E il teatro indipendente tiene una contraddizione che io credo che sia interessante. Il teatro indipendente ha una contraddizione che a mio avviso è interessante. Por un lado tenemos el sentido del teatro indipendente es la investigación. Da una parte c'è proprio il significato, il senso del teatro indipendente che è quello della ricerca. El descubrir textos nuevos. Scoprire nuovi testi. Desarrollar nuevas formas del espacio. Sviluppare nuove forme dello spazio. Desarrollar nuevos vínculos entre la obra y el público. Sviluppare nuovi rapporti, nuove relazioni tra l'opera e il pubblico. No tiene sentido hacer una obra convencional en un teatro independiente. Non ha senso fare un'opera convenzionale in un teatro indipendente. Por lo menos el desafío es que si ocupas ese espacio, lo aproveches para probar cosas nuevas. Per lo meno ecco, la sfida è quella di provare un qualche cosa di nuovo se si sta occupando quello spazio specifico. Pero al mismo tiempo, como no tenemos ningún subsidio, solo dependemos del público. Ma visto che non abbiamo sussidi, non abbiamo forme di finanziamento e dipendiamo esclusivamente dal pubblico, che è un misterio. È una cosa misteriosa. Che le gusta al pubblico? Che cosa piace al pubblico? Io non lo so. Io non lo so. Però sì, sé che nostra relazione è con un pubblico. Però so che il nostro rapporto è con un pubblico. Tenemos un dialogo diretto con il pubblico. Portiamo avanti un dialogo diretto con il pubblico. Non nos da lo mismo si viene gente o no. Per noi è indifferente se le persone vengono o meno. Nosotros no tenemos lugares en el diario ni plata para publicidad. Non abbiamo i soldi per fare gli annunci sul giornale, per fare pubblicità. La única manera de que un teatro se llene es porque el vio la obra se lo diga a otro. L'unica maniera è il passaparola fondamentalmente. Chi ha visto poi riferisce. A veces sucede, a veces no. A volte accade, a volte no. Pero esa contradicción entre un teatro experimental pero que también necesita a su público, a mí me parece que es muy trabajosa pero muy desafiante. Ecco, penso que proprio questa contraddizione del teatro sperimentale è una grande sfida, un qualche cosa che veramente mi intriga. Al tener que también necesitar a su público. E proprio anche perché c'è bisogno, no? Si ha bisogno del pubblico. Bene, bene, grazie, grazie a voi, grazie a Claudio Tolcacir. Vi ricordo, fanatici.